Il classico plank, la famosa tenuta per l'addome, prova a eseguirla con questi accorgimenti tecnici e vedrai che farai la differenza, sia a livello di attivazione addominale, sia a livello tecnico, qualora tu poi sia impegnato in discipline come il calisthenics, dove utilizziamo questo punto di partenza anche poi per andare oltre e scalare un po' le progressioni. Prima ricordati di iscriverti sul mio canale, attivare la campanellina, seguirmi anche su Instagram come Coach Claudio Negro. Questo aspetto è relegato di nuovo all'assetto a livello del bacino e l'allineamento gambe tronco. Si dice sempre nel plank di ottenere la retroversione del bacino, quindi da un lato chiudere gli addominali, dall'altro in coppia di forza chiudere i glutei e i femorali, e quindi questo realizza questa rotazione a livello del bacino, che appunto crea questa cerniera bella chiusa, solida, stabile, sulla quale puoi fare la tenuta per l'addome oppure incastrarci anche esercizi dinamici. Prova a prestare attenzione a questo accorgimento, di cercare di realizzare il perfetto allineamento gambe tronco, perché molto spesso si riesce a realizzare questa retroversione, questa chiusura della cerniera a livello del bacino, ma manca ancora un tassello. Se noti, a volte si può ottenere questo, ma il bacino rimane ancora sollevato, quasi a formare un angolo, no, tra gambe tronco. Invece sforzati di mettere in atto questo atteggiamento, di abbassare leggermente il bacino verso il pavimento, chiaramente senza iperestendere, mantenendo, sforzarsi di mantenere la cerniera chiusa. Ecco, questo fa una leggera differenza, come dire, crea una sorta di rototraslazione, quindi crea un allineamento perfetto. Rende poi tenere la cerniera chiusa, è più difficile però tenerla chiusa a livello degli addominali, perché crea, va appunto a generare un piccolo sforzo eccentrico in allungamento che tende ad aprire questa cerniera. Ecco, ma se riesci a fare questo realizza un perfetto incastro, molto più duro a livello dell'addome, e appunto un incastro utile sulla quale puoi andare a innestare letteralmente i cosiddetti levers, ovvero skills di livello avanzato. E complessivamente questo atteggiamento può essere poi quel setup, dove puoi innestare e fare entrare le skills. Oltre a questo, che già aggiunge una certa enfasi di lavoro sugli addominali, prova ad aggiungere questo accorgimento una volta che sei appunto in questa posizione di blocco. Immaginati appunto di generare questa energia, ovviamente non c'è movimento, immaginati di portare le mani e i piedi a riunirsi tra di loro, quasi come se dovessi fare un movimento. Ovviamente poi non c'è movimento, il tutto è in posizione statica. E questo vale sia che l'appoggio sia realizzato sulle mani oppure sugli avambracci. Quindi letteralmente immaginare che i gomiti vogliano andare, quasi come se ci fosse una slitta, a toccare le punte dei piedi. Ricordati però di mantenere il famoso incastro, la famosa rototraslazione. Ecco, questo genererà proprio una contrazione che ti porterà ad esistere prima dalla tenuta rispetto ai classici 50-60 secondi che prima magari tenevi allegramente. Bene, con questo è tutto. Qui sotto ti lascio tutti i link per la mia Academy, ti consiglio di visitarla perché trovi tante risorse gratis da poter scaricare, ed inoltre videocorsi, libri cartacei e quant'altro. Ciao!